L'amore vince su tutto, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ne danno la piena dimostrazione. Usciti dalla casa del Grande Fratello, mano nella mano, hanno scelto di dare fiducia a quella scintilla chiamata colpo di fulmine, scattata sotto ai riflettori, e dopo poco tempo hanno iniziato la loro convivenza, unito d'amore che seppur piccolo gli ha permesso di poter coltivare la loro love story nel migliore dei modi e di poter scoprire l'uno gli aspetti caratteriali dell'altro. Poi, una volta che la loro favola d'amore ha spiccato letteralmente il volo, si sono trasferiti in una casetta più grande ed accogliente, nella quale hanno accolto anche Kinu, un piccolo di Carlino al quale dedicano ogni giorno tante attenzioni. Entrambi desiderano mettere su famiglia insieme, prima però hanno scelto di dare priorità ai loro impegni professionali, del resto andare di fretta non è mai una buona scelta. Il loro sentimento c'è e ci sarà anche in futuro, perché loro, alla parola amore, hanno sempre dato il giusto significato. Due ragazzi speciali, senza grilli per la testa, che amano condividere insieme le proprie emozioni. Rosalinda e Andrea continuano ad amarsi e ad essere amati da chi attraverso la TV ha saputo vedere i loro due ragazzi speciali. Entrambi, prima di incontrarsi, hanno avuto modo di fare le loro esperienze, quelle esperienze che servono a chiunque per poter crescere e formare il proprio carattere, perché anche da una delusione sentimentale si può trarre il beneficio di poterne uscire più forti e di poter acquisire quella consapevolezza di poter voltare pagina. La vita è come un libro che vale la pena essere letto, dal quale si possono apprendere tante cose belle e talvolta inaspettate. Il loro amore è nato in un modo inaspettato, questo dettaglio lo ha reso ancora più magico. Cari Zengavò, noi di Le News vi auguriamo un felice e sereno 2024. Gentili ascoltatori, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se vi va iscrivetevi al nostro canale. Ciao ciao dalle News, al prossimo video!